Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e vi porto qualche notizia oggi. Fino ad ora non mi sono mai esposto su questo argomento, però oggi voglio provare a portare qualche notizia riguardo all'aggiornamento Lowrider parte seconda. Ragazzi, Lowrider parte seconda, allora non è che è tutto oro colato quello che io dico, io vedo in internet varie notizie e di conseguenza le riporto a voi facendo delle varie ricerche. Comunque magari vedo dei vari post, delle varie cose e le riporto a voi. Allora, questo utente di Twitter ha pubblicato una stringa, ragazzi, una stringa che riguarda diciamo GTA Online. Questi sono diciamo dei codici che sono stati estratti da GTA Online e parlano giusto dell'aggiornamento Lowrider. Allora, questo utente è abbastanza attendibile perché comunque anche altre volte ha pubblicato su Twitter e su altri diciamo siti internet delle notizie riguardanti gli aggiornamenti precedenti e diciamo che si sono avverati. Non è che questo è un profeta, però comunque sembra che ne sappia molto di più. Allora, questi sono in pratica i veicoli che dovrebbero uscire per il nuovo aggiornamento Lowrider parte seconda, perché si dice in pratica che nella prima parte dell'aggiornamento Lowrider non sono stati rilasciati tutti i veicoli, che inizialmente erano 12 veicoli, ragazzi. Quindi questi sono i 6 veicoli rimanenti. In più, oltre a questo, in questo aggiornamento Lowrider c'è anche la possibilità che rilascino 2 nuove armi e 3 nuove animazioni. Insomma, come avete visto nella stringa, c'era 2 nuove armi, 6 auto e 3 nuove animazioni. Allora, io do per buono quello che dice questo tizio, perché comunque è abbastanza credibile nei suoi post. Allora, questa è la prima auto che è trapelata e questo è un club van che era presente anche in GTA San Andreas, non so chi lo ricorderà. Comunque era una delle auto di GTA San Andreas e questa è la Sabre Turbo, ragazzi, sempre trapelata dagli archivi del gioco e comunque dovrebbero essere 2 veicoli. Per il momento abbiamo solo queste foto di questi veicoli, dei 6 veicoli in pratica, però comunque abbiamo presso a poco una lista completa delle auto che dovrebbero uscire e abbiamo anche una foto di un'arma sola, però le armi sono ben 2, dovrebbero essere un fucile a doppia canna e dovrebbe essere un altro AK-47 che in teoria è questo e in pratica è poco più piccolo di quello che abbiamo adesso e queste comunque sono le armi. Per quanto riguarda le animazioni, ragazzi, non so, ci dovrebbe essere un'animazione che dovrebbe essere bye bye, una che dovrebbe essere il segno della pace e una che dovrebbe in pratica girare il dito intorno alla testa come per dire tu sei matto o qualcosa del genere. Questo è quello che io sono riuscito a tradurre tra i vari siti americani e cazzate varie, insomma. Poi metteranno, non sono sicuro, anche degli abiti, che anche queste sono immagini trapelate sempre non si sa da dove, perché comunque questi hanno ste fonti, non si capisce da dove piano ste immagini. Comunque questi sono alcuni degli abiti in teoria che dovrebbero uscire con il prossimo aggiornamento, quindi dobbiamo solo aspettare. Io è un po' di tempo che dico che questo aggiornamento dovrebbe essere prossimo, secondo me dovremmo starci abbastanza vicini, perché comunque stanno rilasciando abbastanza
come si dice, abbastanza eventi per poterci far ammucchiare un po' di sordi, un po' di cose, quindi secondo me di conseguenza questo aggiornamento è alle porte, come potrebbe essere martedì prossimo, come potrebbe essere il 15, che il 15 anche è martedì, ragazzi, quindi Rockstar ha sempre rilasciato gli aggiornamenti di martedì, da quando mi ricordi io sempre di martedì gli aggiornamenti di Rockstar sono stati rilasciati, quindi potrebbe essere una di queste due settimane, potrebbe essere fattibile, insomma. Come dicevo, le auto ci sono, perché comunque inizialmente progettarono di mettere 12 auto invece di 6 delle 7 che hanno messo, e poi in base alle fonti, diciamo, alle fonti che vi ho riportato, sempre lo stesso utente di Twitter prima di questo aggiornamento riportò che ci sarebbero state delle modifiche per quanto riguarda gli appartamenti, riportò comunque delle notizie sullo yacht e cose varie, quindi automaticamente io sono portato a pensare, come penso tanti youtuber o come penso tanti utenti, siamo portati a pensare, diciamo che siano notizie buone, veritiere, insomma. Quindi ragazzi, non ci resta che aspettare questo aggiornamento Lowrider parte seconda, mettete un po' dei soldini da parte, anche perché se no stiamo a palle all'aria. Per questo video è tutto, un saluto da Maxi, al prossimo video, ciao a tutti ragazzi.